Putere pelato, buona domenica con la domenica del risotto, evviva, figa, buonasera a tutti, allora, così, ehm. ciao, 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 non ho cenato, ehm. è andata così, ehm. figa, e risotto alla milanese, con la zafferanino, e olè, allora, com'è andata, cosa avete fatto, bene? siamo in due in live secondo Twitch, beh, molto bene, molta più gente scrive, risotto c'è, ma la cotoletta. Eh, la cotoletta, no, purtroppo. Ho mangiato questo, a mezzogiorno, in realtà. La croccola, che non è proprio una cotoletta, però è un pesce cotolettato. Alla fine, meglio di niente. Ecco. E tre, siamo in tre in live, bello, mi piace molto. Devo dire, sono contento di essere tutti e tre qui con me. Tutti e tre qui con me. In realtà siamo un po' di più, ma non molti di più. E fa niente. Potere pelato, non ce c'era mancato. Ciao a tutti comunque. Ma siete problemi, insieme a me. E... Madonna, sto morendo. Sono stanchissimo. Penso che morirò in live. Comunque abbiamo un sacco di cose da vedere. Umberto. Ciao, Gorgon. Intanto, ho visto che c'è un canale con più di 300.000 spettatori, sono io? Sì. Ciao Arvion, grazie della Saab, potere pelato. E niente, ah ah. Scusate, sto morendo, piano piano, con lentezza, mamma. ma... non è vero che siamo in quattro, in realtà siamo di più, solo che... È e 200.000 spettatori non ce l'ho, non ce l'ho tra le gente che seguo. Beh. Giusto, è vero? Non, martedì dovete speriamente prima? Bene con no, l'essa, siamo a 7 stiamo aumentando piano piano mentiamo comunque mi, mi mangio il, il risotto buono bello stoppaccioso come piace a me dal video acquisti oggi non è uscito perché ero stanco e lo esce domani vabbè gli sport qualcuno si è già preso Vadian Black? Io l'ho preso non me l'hanno mandato quindi l'ho comprato. <ride> è andata così. E boh. Risotto pelato, l'ho appena mangiato. Non è neanche cattivo. In realtà l'ho riscaldato nel microonde Perché boh. Uh, dimmi che lo hai letto Vorrei com'è L'ho letto molto bello ma non ne parleremo oggi Perché non l'ho ancora fatto nel video acquisti e quindi non ne parliamo Comunque consigliato Ma anche se non approva il risotto della zia. Come si permette Allora Umberto! Chi? Sì? Chi è? Umberto. Grazie Lisiasca per la sub! Potere pelato! Raga non mangio mai le cotolette, ne mangio una ne prendo al massimo due quando faccio la spesa, cioè una volta al mese. No, circa. GX ti in culo se fai questa domanda. Io vi giuro che dovete piantarla seriamente, basta? di chiedere quanti volumi sono le serie regolari americane, ma santo Dio! Raga, sono serie regolari americane, non sono i numeri, porca troia! Come funziona il mercato americano? Che i volumi non finiscono, guardate... Um, sono somebody che... Something is killing the children. Inizialmente avevano detto che sarebbero stati tre volumi ha avuto successo stanno andando avanti non esiste quanti volumi sono di radiant non è un cazzo di manga di merda ciao manga di merda vi voglio bene cioè ma soprattutto anche nel caso dei manga di merda piantatela di farvi sempre questa cazzo di domanda su quanti volumi sono anche perché ormai i manga anche i manga li pubblicano praticamente quando sono stanno uscendo in giappone non ha più senso farsi sta domanda Quanti numeri sono Manga a caso One Piece No ok one piece. Quanti numeri sono Kaiju numero 8 Boh 7 al momento 8 Sarà uscito l'ottavo Quanto dura Boh No è una domanda del cazzo È una domanda del cazzo Che ha, fars ha senso farsi solo sulle robe vecchie ma sulle robe nuove non ha proprio senso. È come interrogarsi sul sesso degli angeli. Di che sesso sono gli angeli? Sono fluidi. Dobbiamo usare la joie? Gli angeli. L'angelo? Boh. Vabbè, a parte. Potere pelato. Gli angeli sono il del. Sì, lo so, alle Ma non ci interroghiamo sul sesso degli angeli. È una figura retorica. È una. È un modo di dire: interrogarsi sul sesso degli angeli. Su, su, non era reale. Cioè. Piaciuto Walkanda Forever, che polavoro? Cioè, ma è uscito anche il video, Matt 80, Vallo a vedere, scusami. Eh. Ho fatto uscire il video martedì mercoledì, di review. Per caso, stai recuperando il 2024 del tuo amato slot? No. La mia era una battuta, eh. Non l'ho detto in maniera seria. Uh, man, ok. Oltre alla live Goom, eh, ma anche quella di cucina e quella dell'armadio, non per il balle. Eh. Non per le balle, anche te, questa storia che ho già i Io non la faccio più un cazzo. Ma esiste ancora Forza Inter? Sì, ora si chiama il Fulvio Ciclope. Credo. Ciao, Matt. Tra l'altro, oggi ho dovuto assistere alla finale della partita perché mio zio era, era impanicato. E quindi stava guardando tipo la radio cronaca in TV su una televisione privata, non lo so. Non mi mettete pressioni, che già sono spressionato. Sono stanco, non ci faccio più. Non mi mettete pressioni. No, vado in Giappone. Se no, domani parte e vado in Giappone. Facciamo un viaggio in Giappone? Vado in Giappone? Mm -hmm. Vado con Kirio in Giappone. Se fate così, vado con Kirio in Giappone. Vi rimanete qui a guardare caverna e sombuta. Cazzi vostri, eh. Cazzi vostri poi. Io ve lo dico. Stamattina ho letto pochissimo. No, no, numero 5 di Spider-Man. La Junior ha già smesso di lavorarci. No, Mancroach non ha smesso di lavorarci. Anche perché è dal 4, che non c'è? Hanno fatto i primi 3. Poi hanno fatto la miniserie Adesso c'è cioè, il tor Torn Torn X eh, Non ho capito Aspetta mi sono perso Gorgon Erston. Gorgon non ho capito co di cosa stai parlando eh, Una volta giornalmente disegnato due serie regolari contemporaneamente La serie tv di The Walking Dead rimane fedele al fumetto No non perde neanche una mano Rick. Eh, Sta settimana, non stamattina. Sta settimana, non stamattina. Tony Stark ha fatto anche cose buone. Ah, settimana ho letto pochissimo. Okay. Una volta dormite raggiungo, giovane, vero? Grazie ad Anton DH per il follow. Benvenuto. Per me ti conviene andarci con Human Safari. Ah, ok, ok. Non capivo, non credo che ci vada più, ma è che Human Safari non fa più i viaggi con gli iscritti tecnicamente, credo. cioè, non lo so, non lo seguo, non me ne frega un cazzo. Spero gli venga un simpatico eh, animale domestico in casa e che si installi nel suo bagno giapponese. E una domanda, ma voi dove custodite gli spillati? Nella cassaforte degli spillati, no, sulla libreria tipo. A volte nelle scatole. O anche le scatole per spillati. Oppure in libreria. Una delle due, dipende. Le serie vecchie, in genere, le metto in. nelle scatole. Però non ne ho tante di scatole, devo comprare un po' di scatole. Compro le scatole! Va bene. No, sai cos'è? Non, non andrei con Kirio Perché poi mi sento in colpa rispetto a Tommaso. Se vado in Giappone con un viaggio organizzato che non è dei loro. E quindi mi sento in colpa poi. In bauli di legno di cedro lavorato da monaci tibetani: esatto, solo quelli. Perché solo loro sanno mantenere la giusta uh, acidità del legno rispetto alla carta. Meglio con Tommaso allora. Eh, però non saprei che fa. Non saprei, non saprei. Non, non fa viaggi tipo, non lo so. Eh. Uh... Mangaka. Mangaka 96 va in Giappone. andare in Giappone con Mangaka. Ma soprattutto. Se io vado con un altro streamer, si offendono. Cioè, sembra che. Non lo so. Ciao Xus, benvenuto. Grazie del follow. Potere pelato. Boh, non lo so, vado da solo in Giappone. No, non lo voglio. Che palle, eh. La dura vita dello spillato. Vai in Giappone con Anime Click. Nel boh. nome vai in Giappone con Amolant. Anche. Hai dei fumetti un po' rovinati. Ho dei fumetti un po' rovinati. Ok, se lo dici tu. Hai una domanda. Hai dei fumetti un po' rovinati? Sì, probabilmente. Organizza un tour tutto pelato. Dai, sei carico? Inizia la settimana di anteprima? No, vorrei morire adesso. Mi dissocio dal morire adesso. Eeeh, boh. Viaggio solitario pelato. Pelato tour: andiamo tutti a Kyoto. Solo a Kyoto. Non vi porto neanche a Tokyo perché a Tokyo ci sono i manga. E io odio i manga perché leggo solo Comics. Disse quello con Akira. qua Però fa niente. Um, sicuramente il Cioè a casa di X Men Panini ha rovinato. Ok. Esci, Esco. Dove vado? Ciao, Vado via. Ciao Mauro Russo007 per il tuo primo messaggio in chat. Mi ricorda Kyoto era la vecchia capitale o era Osaka? No, era Kyoto. O la tastiera è un po' così e così. Sì, resta il fatto che non ho capito l'esci, cioè, anche se la tastiera è strana, cosa volevi comunicarci? Esci e vai in Giappone a piedi. Sembra una buona idea. Ciao Troboy. Corro in Giappone. Sarebbe un gran contenuto, effettivamente. Vado a piedi in Giappone attraverso il mar del Giappone a nuoto. Come si va in Giappone a piedi? Cioè, vabbè, a parte che ovviamente non puoi perché c'è il mare. Devi tipo fare.. Oggi sembra il casino. Che viaggio fai? Cioè non c'è un paese che non sia terrificante. Oggettivamente. Cina. Esci tutti i fumetti di Spider-Man. Mi viene un po' difficile uscire tutti i fumetti di Spider-Man. Ho, tutti, ho quasi tutti i numeri dello spillato Sono più di 800 Vai in Giappone con Marco Togni No ci sono già, cioè, Quando ci sono andato con Human Safari C'era Marco Togni che ci inseguiva Perché non si fidavano di Human Safari Giustamente perché erano stronze E parlava male di tutto il tempo di loro Ti conviene passare dagli USA E eh, ma come vai a piedi negli USA È un po' complesso Cioè non è molto comodo Passare dagli USA per andare in Giappone Cosa fai poi, la Russia? Cioè fai tipo l'angolo russo? Come ci arrivi comunque? È un bel casino, è un bel casino. La Russia, guerra. Cina, eh. Paesi arabi, eh. Boh. No, no, fai i cartonati. No, ho pochissimi cartonati di Spider-Man in realtà. Ma poi perché proprio Spider-Man? Vuoi Spider-Man? Ti lo spider non è avere uno Spider-Man qua in mezzo No, non è vero, non ce l'ho No, non c'è neanche uno Spider-Man oggi eh, Che male ah, E poi comunque bisogna usare i punti canale Per richiedere i fumetti da vedere Au. Ah, si è tutto rotto Bababia che stanchezza e, Entri a piedi dentro un aereo Beh sì, quello si può fare effettivamente Tra tutte le serie di X-Men adesso Quali sono che ti piacciono? tutte quelle pubblicate adesso? Immortal X-Men forse? Eh ma comunque non ci puoi andare a piedi, non, non, non c'è il terreno, è un'isola il Giappone. Stupido Giappone isolato. Maledetto Giappone isolato. Mm. Andiamo tutti nel Giappone feudale. Oh, che bello, una kamikaze fa strada per fare le vie dello shopping a Istanbul. Bene, andiamo bene. Vile attentato. Eh. Pronti al pugno duro contro gli sbarchi di migranti, che è il gran problema dell'inverno italiano. Non hai sbloccato la skill per camminare sulle acque? No, purtroppo no, però ci lavoriamo. E basta salire sulla nave battente bandiera giapponese, approdata in Europa, e TACSENA nel Giappone a piedi è grande. Lì, mentre finisco di lavare i piatti, ottimo. Se parti ora dal momento dell'arrivo, il mare sarà prosciugato per la crisi climatica, tutto calcolato. Il mare non si prosciuga, al massimo il mare aumenta, Turboy. Io non voglio toglierti questo brutto sogno, ma il mare non, non tenderà, non evaporerà. Quanto cazzo deve fare caldo perché il mare evapori? La Madonna. Tra l'altro, se tutto il mare evaporasse, ci sarebbe questo problema. Per cui tutto il vapore acqueo va nelle nubi, che abbassano la temperatura perché l'esposizione solare diminuisce. Insomma, un casino. E ci sarà finalmente il mare a Milano. Esatto. Domanda immediata. Le memorie dell'isola Van... Ventaglio? No, non so cosa sia le memorie dell'isola Ventaglio. Volta, che roba è? Mai sentito. Le memorie dell'isola Ventaglio Le memorie dell'isola Ventaglio Cazzo è? Eh? Un manga di Dinit Secondo te compro i manga di Dinit? Ah di Kenta Takama Ok Volumetti Ne è uscito uno a ottobre non l'ho preso e non lo comprerò. Non ho soldi per comprare i manga di Go, di, di NIT. Ma il mare a c'è già, come spiegate, Milano Marittima esatto. E eh, non ho nessuna info. E non compro i manga di NIT in generale. Ma è showcase? No, peggio che non è showcase. Ti sei preso Kalia? Chi? Che? Che? Non so di cosa parli. Eh, per Kalia, io se fossi in voi mi affiderei ai principali streamer che ne parlano, tipo Caverna, Sabaku e Kalel. E anche Ferrir mi dicono che ne ha parlato. Affidatevi a loro che sono bravi e soprattutto non pagati. Vabbè, comunque, parliamo d'altro. Ehm... Potere pelato! Sono tornato. Parliamo di fumetti. Vediamo cosa ho letto questa settimana. <coughs> Tra l'altro non ho più risposto a Coso, a Noma, che mi ha invitato a una live su Caglia, a cui non andrò. Mi spiace, ma io non, non ho nessuna intenzione di, di fare pubblicità gratis, per cui... E anche perché non sono. Boh. E alla fine, dato che finalmente il 18 novembre finisce Caracuri Circus, no, è già finito. Recuperarlo. Io ce l'ho tutto. Illu. Non è che non ce l'ho, eh, ho tutti i numeri. Cioè, scusami, Illu adesso. Io so che sei sicuramente un bravo, bravo un, un bravo figlio. Bravo figlio, però ti, ti fornisco immediatamente. Il momento bello, ve lo faccio vedere a tutti. Se riesco a recuperarlo, ve lo faccio vedere a tutti. Datemi un attimo. Dovrei avere il momento preciso in cui tutto avviene. In realtà potevo guardarlo anche da Telegram, forse. Però secondo me da qua faccio prima se lo trovo. Aspettate. Aspettate un attimo. Dovrei avere salvato la clip. Non è qua, eh, sì, eccola qua. Vi, vi fornisco la clip, direttamente. Donato a sto cazzo, l'ho pagato. Grazie. Eh, quindi ho tutti i numeri di Karakoran Circus ufficialmente. E um, Dicevamo? <ride> Ciao, se mi saluti mi abbono. Ciao, Spider-Man, ma ti salutavo anche senza. Non sentirti obbligato. Quando le live Gumpla, come ho già detto, dovete piantarla di rompere il cazzo con sta cosa delle live Gumpla. Perché adesso mi avete fatto i coglioni. Perché ogni cazzo di giorno? Regà, ho già detto, la facciamo, con calma, datemi un attimo di tempo, ogni giorno rompete il cazzo Io non le faccio, non farò la live gumpla, non torneranno le live gumpla eh, comunque, ma qualcun altro vuole chiedermelo quando faccio la live gumpla? Allora, adesso l'abbiamo slittata al mese prossimo, vediamo a dicembre quindi Il prossimo che me lo chiede scatta a gennaio e andiamo avanti così Coglioni. ho letto che ritornano ritornano vi ho detto datemi un attimo non continuate a chiedermelo ogni fottutissima live perché minchia ma mi date tempo di organizzarmi un attimo un secondo Boncatroni, che palle. potere pelato fine pioggia mi dice perché pioveva? arrivo pioggia oddio sono confuso questo computer mi dice arrivo pioggia questo computer mi dice fine pioggia mi dice niente pioggia sul, sul telefono sono confuso e quando fai la live lettura della settimana adesso parliamo di quello che ho letto questa settimana la prima cosa che ho letto questa settimana è domani il pranzo sei tu sei che è il numero del mese scorso oh che bello domani il pranzo sei tu sei proprio tu E io sono felice che non, se non tornare la live ma ti chiedo se sei andato avanti col gioco di Gotham. No, no, devo cominciare a, a streamare anche quello. Quindi se lo chiedo... <ride> no, se lo fate apposta tornano prima. Cioè, se non lo so. sono Che palle, vi odio. Nessuno mi vuole bene perché sono pelato e basta. Qui c'è l'enciclopedia illustrata dei, mo dei mostri del mondo. Giant Killing... Baschi, Bo! Bo! boh, boh, e boh. Che carino, Moggia. Com'è carino. Oh, Umberto, Cheval. Beto. Potere pelato, bentornato. E domani il pranzo sei tu è il manga preferito del momento di mio cognato. Grande. Però guardate, questi qui ricordano anche un po' DMC, DMC come. Come spirito, Tony Stark ha fatto anche cose buone. Grazie anche a Smoker77 per il follow. Wow. wow, wow. tanto le live di Goompa non saranno negli orari soliti, per cui non volete guardarle, non le guardate. Tony Stark ha fatto anche cose Penso buone. Penso che le farò se una sera alla settimana. Tipo. Ciao, Corosensei30. Benvenuto, grazie del follow. E. Vabbè, cioè. Cose strane di persone da giapponesi. Lui, poverino, in questo numero subisce il lavaggio del cervello dopo che gli infilano una stecca da biliardo dove non batte il sole. Sì, è un po' strana la moto, eh. però. E niente, abbiamo animali strani che fanno cose. Oh. umbe hai fatto salire la scimmia per punk jesus l'altro giorno l'ho sfogliato per te è un must have boh, non l'ho letto ce l'ho e basta è molto figo a livello grafico eh Strano manga domani il pranzo sei tu. Io ve lo consiglio, è, è carino, però è strano. Tutte le cose di Kimi Hakazugi sono strane. Prepotentemente strane. Ma salutiamolo, cos'altro ho letto? Facciamo, togliamoci subito il dolore, così ho letto alcuni numeri degli Avengers questa settimana, nello specifico, ho letto tutti i numeri di Avengers. Dal numero 132 di febbraio 2021. Tony Stark ha fatto anche cose buone. Fino al numero. 144 del febbraio 2022. E grazie a ToonPie TV per il follow. E quindi niente, ho letto. Un po' di numeri di, di Avengers. No, non sono 15, dai, credo siano tipo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Sono solo 13, non sono 15, vedi? Malfidenti che siete. Sono solo 13. E eh, contengono tutte delle saghe fichissime, tipo... La fantastica storia qui dell'arrivo della Fenice eh, che torna... Per non parlare di una saga fantastica che è quella di Avengers Match Strike. Che tra l'altro non è nemmeno in continuity, credo. Cioè, forse sì. Però fa talmente schifo che. Cioè, oddio, allora mi ha fatto meno schifo di quello che pensavo, se devo essere sincero. No, pure prima non è che fosse il massimo, è spallaboy. Coincidenze? Io non credo. E... pensavo peggio ma perché l'idea non l'ho ancora letto il nuovo di Devil sai pensavo peggio la storia non è nemmeno orribile ma è proprio che non ha senso il fatto che ci siano le armature cioè le armature ce le buttano dentro a caso e poi tra l'altro all'inizio sembra siano delle armature giganti cioè poi a un certo punto andando avanti nella storia ci si rende conto che in realtà non sono così grosse. Perché Hulk non ha la testa fuori. E quindi. Boh. Cioè, sono un po' più grossi di loro. Cioè questi qui sono persone normali, in teoria, credo. Quindi non è che sono dei robottoni, in realtà. Boh. Sono tipo armature di Iron Man un po' più grosse. Sono tipo degli Hulkbuster. Boh. Vabbè, poi Ma, tra l'altro non c'è l'armatura di Thanos in realtà. Se non sbaglio, è soltanto nella copertina. Sì, Black Panther di Eternità. Gran bel momento. Proprio ora. Tecnicamente, no, non è in continui, Dai, è una roba che non ha un cazzo di senso per quanto sia perfettamente nelle storie attuali. Però no, non credo sia considerabile in continuity. Vero? Ecco, questa copertina è figa, però, devo dire. Fa molto Transformers. No, nah, non sono enormi, in teoria. Sono proprio perché qui c'è un altro Thanos finto. Che poi. Il senso del, dello Spider-Man robot che lancia le ragnatele e non vola. Cioè, in realtà può volare, però le lancia lo stesso. Perché sì. Ma. Ciao Angus Castanzel, però, vabbè, questi qua diciamo un po' così. Il resto insomma. Allora, la roba di Mephisto a me non dispiace nemmeno. È uscito Guardiano della Galassia, non mi pare proprio da mi però. Questo faceva un po' da epilogo alla saga di Konsu con Moon Knight. Ci sono i vari Mephisto. Ci sono i disegni del nostro come si chiama Ed McGuinness che non mi dispiacciono e vabbè e poi iniziava la saga della fenice che è veramente una merda un po' scarsi cose i disegni di, di, di Ed McGuinness a me piace molto McGuinness non ricordo i tempi quando disegnava Deadpool tipo la prima serie regolare di Deadpool era disegnata da McGuinness all'inizio ho preso Superman, insomma, a me non dispiace, è molto cartunoso come stile, però è figo. E poi, vabbè, c'è sta roba. sta roba della Fenice è veramente una delle robe peggiori, secondo me, da anni. Ma letteralmente, proprio un'idea di merda. Eh, ma è lunare, per cui lo potevo. Continuare. Poi proseguendo, però. Si continua con la fantastica saga di Wars of Wolshe Hulk. Che... Tutti che tradiscono tutti, tutti con i tripli doppi multipiani. E, e poi alla fine, devo dire che ho gradito in realtà l'ultimo numero, il 40, che era il 650 di Avengers che è quello che pone un po' le basi di Avengers Forever nuovo. E questo era un bel numero alla fine, fatto anche nel complesso, ma perché c'erano un sacco di disegni, cioè, bei disegnatori, era, la trama era anche interessantina. Poi vediamo perché non ho letto Avengers Forever ancora. Quello mi ci butto. Sì, l'avete tutti questa settimana. Grazie a Terrore666 per il follow, benvenuto. Ehm... Ah, hai letto anche World War Ship Hulk. Che culo! Ma questo l'hai letto, Gordon. Perché la fine è qua tecnicamente. Del... Di World War Ship Hulk. Senza questo. Ecco, posso dire la cosa più orripilante che ha fatto Aaron in questa saga? Ora, abbiamo il piccolo simpatico uh, Thanos, no? Che dice, oh che sì, conosco la Terra, quel pianeta lì. Ah, se quegli stronzi dei celestiali neanche fossero venuti a A... a, a, um, boh, a inseminarla. Eh, raga, Thanos non è il Thanos del film. Se i celestiali non fossero arrivati sulla Terra non ci sarebbe Thanos. Perché Thanos è discendente degli eterni della Terra. È un idiota? Sì. O Aaron non conosce la continuity? La sacra la continuity, ricordiamolo. Ma a questo punto, già che ci siamo. Sì, Aaron non conosce la Continuity. Invece Gillen ci vomita sopra. Non è, Bru, il fumetto si legge perché Gillen sa scrivere. I disegni sono fighissimi. La storia è una merda. È proprio vomitare su tutto quello che sono gli eterni. Porca puttana. Sì, no, ma tra l'altro io non so se i colori sono così brutti anche in originale, però sono veramente brutti. La resa io trovo sia pessima, poi non so se è colpa, boh. Però la resa dei colori non mi piace affatto. Poi, vabbè, parliamo del fatto che Gillen di sua iniziativa ha cambiato sesso, etnia e ha reso muta sorda, anche coso qua. Eh, giusto, giusto così. Ehm, non c'è il mitico John a colorare. Mary Beak. non sono sempre così. Eh, boh Non lo so, però non sono il massimo della vita, secondo me. Cioè la resa non mi sembra ideale, però non lo so. Eh. Magari lui li voleva così, per cui. Sono disturbatini. Non lo so, non lo so, ah, magari è una sua scelta grafica. Eh. Però non mi fa impazzire, posso dirlo che come scelta grafica non mi fa impazzire. E eh, una no, volta non funziona così. Non funziona così. Però, per carità, bello, eh. Almeno abbiamo almeno, però, se non altro in questo numero c'è l'Eterno Intelligente, quello che dice o anche la discussione sul fatto che non ha senso tutto come si comportano tutti gli altri Eterni perché. Dal tuo punto di vista, eh, eh, quando, cioè un umano che muore viene sostituito nel tempo di uno schiocco di dita e quindi non ha un cazzo di senso. Tipo. O ancora meglio, c'è un bel momento con gli Avengers in cui gli dicono: No, Cici, il pianeta non è vostro, è nostro. Cioè, voi siete qui da. 30 anni? Voi Avengers, noi siamo qui da milioni di anni, non lo so. E veramente belli i disegni. Il genitore è lo stesso del Thor di Aaron. Sì, 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 è lui. L'è lui, l'è lui. Però, a parte che trovo veramente orribile il continuo usare le cose da like Hickman che non funzionano così bene. Però a livello. Cioè, il modo in cui tratta gli Eterni non lo sopporto. Ma anche il modo in cui tratta Thanos. Anche solo il fatto che i genitori. Cioè, la morte della madre di Thanos è una cosa importante. Eh, eh, questo è l'effetto Hickman, proprio no? e eh no gli Avenger ormai gli Eterni non muoiono vengono riportati in vita dalla macchina e questo non è colpa di Gillen è colpa di Gaiman però che merda non lo so non mi fa impazzire proprio il modo in cui sono scritti qua cioè gli hanno dato un posto troppo importante rispetto a quello che dovrebbero avere senza contare che non funziona così cioè eh sia gli eterni che i, cioè le, cioè che i devianti di base erano esperimenti. Qui invece sono esattamente quelli del film. Cioè, gli eterni. I devianti servono, sono lì apposta perché fanno una funzione, come nel film. Non è così. In realtà, in teoria. Nelle origini da sempre i celestiali arrivano sui pianeti, seminano, fanno cose per i loro piani di sperimentazione, non perché boh, vogliono mettere a posto le cose, perché c'era il celestiale morente. Che cazzate varie, ma no, so, cioè le tavole. Lo adoro. Peraltro, mi sembra che Beh, alcune non sono sue, eh. tipo ecco qua: tipo è brutta, effettivamente, non è molto figa. Tipo queste non sono sue. Quindi... Tra, comunque, la cosa più divertente è che a un certo punto ci sono tutte le citazioni a un albo che non è ancora uscito, perché sia in America che in Italia non l'hanno ripubblicato in volume. La differenza è che in America lo puoi aver letto in spillato, da noi no. A questo punto, non so più quando continuano gli autori, non c'è una volontà editoriale di seguire il film. Allora, se, se ascolti quello che ha dichiarato Gill no, lui sono assolutamente idee sue, che è credibilissimo. Ma tanto non sono comunque come quelli del film Ma le POTS non è che sono uguali a quelli del film È solo che sono molto simili Tipo il cambio di, di sesso e etnia di alcuni personaggi Nonché l'aggiunta di disabilità apposta Vabbè ehm... Parlando di disegni fighi Ho preso Last God di Federici Molto fico io ho letto il primo, non ho mai letto il secondo cazzo, di, di La God. Devo leggerlo. Ce l'ho non so dove, da qualche parte, devo ritrovarlo e leggerlo? Beh, figo è figo, però. E, comunque, vabbè, alla fine non mi è dispiaciuta la lettura, eh. Capiamoci, solo che mi ha fatto incazzare molto. Certi momenti erano veramente fastidiosi. Altri erano divertenti. C'era Namor che usciva. Ah, no, perdono. Namor che usciva con. cioè c'è Namor che fa il bagno con Cersei. Viva Namor. C'è ancora leggo un Sacco? Non è più tornato dopo che l'ho sospeso quando ha chiesto dei manga in lire. E comunque, a parte i manga in lire, sempre Legon Sacco è quello che mi ha detto che Atlantide è un mito su. Super... E poco credibile, sì, grazie. Madonna Namor, povero Namor, soffro ogni volta che ci penso. L'attacco dei giganti, ma intendi forse questo? Sì, l'ho letto, so che sembra incredibile, ma finalmente l'ho letto. Finalmente ho letto l'ultimo numero dell'attacco dei giganti. È passato solo un anno da quando è uscito, ma finalmente l'ho letto. Tra l'altro bella la copertina uguale a quella del character book. Sì, sì, lo so che l'ho detto da Kirio. Non è che sono scemo e fin lì ci arrivo. Sai cosa dice Namor quando torna a casa? No, non lo so. Namor. Quando va via, allora non quando torna a casa. Boh, il finale è la cosa più banale. Quella che si capiva già da tre numeri. Tipo, devo fare spoiler. Posso fare spoiler sull'attacco dei giganti? È finito da un anno. Come hanno fatto i sudamericani a lavorare sott'acqua al vibranio? Boh, come hanno fatto gli africani a a lavorarlo nella savana? Boh. La domanda e la risposta è quella, boh. Io non ho capito il piano di Eren. Nessuno ha capito il piano di Eren. Il piano di Eren è, è il piano super banale di sempre. Cioè, voglio che... Ve... Ok, non, non lo faccio. Però è, è il piano più evidente che può avere. Cioè, allora, non vi dirò qual è. Però... Alla fine, quali possono essere le possibilità? Eren vuole distruggere il mondo, o Eren cerca di distruggere il mondo, ma in realtà vuole farsi sconfiggere, o una o l'altra. Secondo me, hanno scelto quella meno divertente. E non ho capito esattamente il finale con l'albero, ma vabbè. No spoiler. Cioè, no spoiler. 34. Se poi non hai visto tutto l'attacco dei giganti, è boh. e... il piano la COD Geass Sì, esattamente. Esattamente 91 alberi. Che uno dice non sarà così, e eh, invece, vabbè, comunque eh, carino. Vabbè, i disegni. Eh. I disegni parlano da soli. No, diciamo che non è proprio il finale di un'opera di Alan Moore. Comunque penso che Zayama renda meglio quando si i giganti nudi spazi... Sì, no, su quello senza dubbio alle pozze, ma perché i giganti li fa diversi e quindi li riconosci. Cioè, tutti i giganti bene o male si riconoscono. I personaggi no, sono tutti uguali. I giganti li riconosci. Guarda, c'è cioè il gigante toro. Gli altri sono letteralmente tutti uguali Tipo che cazzo è questo? Cioè che cazzo è? Io non ne ho idea sinceramente Ora io non mi ricordo i personaggi dell'attacco dei giganti eh capiamoci Ma non ho idea di chi sia questo O questa O questo È boh. tutta la citazione a Devilman Non me la ricordo È Misaka Misaka Che cazzo è Misaka? Mikasa? E su casa? Era Mikasa? Ma quanto... Eh, scusate, ma qua? Si è dimenticato che faccia aveva? È assolutamente irriconoscibile. La riconosco solo perché ha la sciarpa. Ma poi che brutto. Tipo, lei è uguale a quando è adulta, gli altri. Che schifo. Comunque, sono molto contento finalmente di aver finito di leggere L'Attacco dei giganti. Un'opera che è assolutamente il capolavoro del manga moderno e che ha cambiato per sempre i manga. Non vedo l'ora che finisca la serie tv perché poi non se lo ricorderà più nessuno, secondo me. Sono bambini, o nani, nani bambini. Sono nani bambini. Volete capirlo dalla dimensione delle loro gambine pelatine, guarda. Lui è pelato? No, non è pelato, è solo strano. Anche lei è mi casa bionda, comunque. Guarda, è uguale a come mi casa normalmente. E comunque. Ho finito un'altra serie! Ho finito. Lanterna verde. Che numero di merda. Che voto dovresti all'opera? Ma no, non allora. Non è brutto l'attacco dei giganti, capiamoci come lettura di intrattenimento funziona, a parte certi momenti che sono mortali. Però, secondo me, si fa leggere. Io non trovo sia un capolavoro, trovo abbia troppi problemi. Poi, per carità, molto originale, questo sì, come tema sicuramente è stata una bella... Però... No, allora, se volete guardare l'attacco dei giganti, guardate l'anime. Ma senza dubbio guardate l'anime. Perché vi perdete un po' delle rotture di palle, almeno graficamente è meglio. Tanto più o meno è uno a uno, per cui che cazzo ve ne frega. Meglio l'anime. Ma perché Isayama, soprattutto all'inizio, non sa disegnare, andando avanti diventa un filo meglio, ma... Cioè, un filo meglio. Eh, lo vedete come cazzo disegna, però, eh. Cioè... Perché fortunatamente è originale il fumetto. E perché se no non. Boh, che cazzo è questo? Ciao, ti seguo da anni sul tubo. Volevo solo ringraziarti per avermi fatto scoprire se le fantasy di Cosmo, Nani, è... figurati. Ne sono contento. Continuo a comprarle, così continuano a uscire, evviva. Hai problemi anche a raccontare le storie. È... Insomma, per me allora. Io capisco i fan, soprattutto se hanno guardato l'anime, capisco un po' meno chi commentando l'attacco dei giganti non veda gli enormi difetti che ha la storia, la serie. Soprattutto il manga, perché ci sono veramente dei punti di noia profonda e del modo di mh, di gestire il racconto che non è che funziona proprio benissimo. Però vabbè. Capolavoro assoluto. Ecco, anche questo capolavoro assoluto, no, Tony Stark ha fatto anche cose buone. Grazie a Frank 99421 per il follow. Benvenuto. E... Tipo la parte finale: all'inizio della quarta stagione. No, 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 no. Non guardando l'anime. Io non ho idea, non ho mai visto l'anime. Cioè, no, l'anime, io. Oddio, sapete che non mi ricordo se ho guardato prima l'anime o prima il manga. È passato troppo tempo. Non mi ricordo se ho iniziato a leggere il manga quando è uscito, ma probabilmente sì. E poi ho recuperato l'anime. Boh, non mi ricordo. È passato troppo tempo. Dopo la scena del mare. Eh. Sì, 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 è tutto un po'. Ribadisco, la parte della famiglia reale, secondo me, è dove il manga inizia veramente a fare fatica. Cioè, fino lì, comunque, la narrazione, quantomeno, era leggera, in... fatta benino e funzionava. Quando c'è quella... tutta quella spatafiata di roba sulla famiglia reale, io mi sono rotto i marroni in una modo, madonna. Hai degli orari impossibili, eh? mi spiace. Comunque, le live sono tutte disponibili sul canale di Cantina Pelata. Tipo, le animazioni facevano smerdare Perché sono brutte? Ah, perché hanno tipo cambiato lo studio, vero? Buh. Non lo so Comunque anche Lanterna Verde Cioè, la finale della serie Carini disegni, i disegni sono molto belli Devo dire che ci stanno Però è un po' Sapete quei finali che non servono a niente Perché tanto hanno chiuso la serie E quindi chi se ne frega Beh, sì, in diretta è più carino perché si può interagire. la cosa bellina delle live alla fine. Per cui ci sta. E Buh. vabbè, comunque, ultimo numero per ora dello spillato, tornerà? Secondo me no, però, chi lo sa? Magari sì. Magari esce un nuovo film di Lanterna Verde. E Cos'altro ho recuperato. Ho finito di leggermi Side. Mi sono detto il 3 e il 4. Strano zombicide, in realtà. Strano perché ha questa struttura bizzarra nel racconto. Nel senso che i primi due volumi, meno male, seguono un gruppo di personaggi. Che però alla fine del secondo si dividono. E quindi nel 3 e il 4 vediamo altri personaggi che avevamo intravisto nei numeri precedenti. No, Miles no, dan stilo. Che palle questo Miles! Dove è nato il tuo meme di Zayame come Lovecraft? Non lo so, perché, allora, perché fondamentalmente hanno tante cose in comune Cioè, Lovecraft, nonostante quello che tanti dicano, non è un grande scrittore A livello di scrittura, Lovecraft Era uno con delle grandi belle idee, questo sì è fatto probabilmente come un caimano Ma questo è un altro discorso però non è proprio il maestro della scrittura Lovecraft. Aveva delle fantastiche idee. E anche Isayama ha avuto delle buone idee per la sua opera. Poi sul metterle in scena... Ma il tipo basso è trans? Questo? No, non credo. Però non lo so, può anche essere. Eh non lo so Anton io non leggo in un originale per cui sinceramente fatto come un caimano non lo sentivo da una vita ma è perché sono anziano quando leggo Lovecraft ci sono delle parti in cui dico che cazzo significa eh ma perché la allora, Lovecraft ha un po' di cosi che continua a utilizzare tipo e eh, c'è un colore inarrivabile in guarda... cioè incomprensibile c'è sempre questo tipo di narrazione qua poi le idee sono molto fighe però non è proprio questo, no, non ha la barba, è rossetto. Se mette a fuoco. Non metterà mai a fuoco. No, non gli piace. Oh, metti a fuoco no? Ce la puoi fare? Ecco, vedi, non ha, non ha la barba. Ok, eh, sembra bello il pizzetto. No, sono è, è, ribadisco. È, sono, è, è, è il rossetto. Però è carino. Adesso, questo qua è proprio uno di quei fumetti da leggere così. Tanto per passare il tempo. Però è divertente. Se ti divertono gli zombie, qui ci sono un sacco di zombie. Tra l'altro, io mi sto riguardando The Walking Dead. Per cui, Ciao, Bald Dude, what's going on? Um, we are watching The Comics I... No, non lo so dire in inglese, non lo dirò. Ma è collegato al gioco, si può leggere da zero? Ma io non l'ho mai giocato il gioco. E il concetto è: i personaggi che appaiono nel fumetto sono i personaggi giocabili del gioco. Per cui, se hai visto il gioco, immagino che se giochi il gioco, hai questa piano in più che conosci già i personaggi. Però non serve, io non l'ho giocato, giocato e non conosco i personaggi ero giusto andato a vedermelo ogni tanto sul sito per capire com'era com quando ho iniziato a leggerlo e quindi alcuni personaggi tipo lui che è un personaggio che appare in questo numero e credo sia uno dei protagonisti della prima versione del gioco credo, però si legge tranquillamente i disegni sono carini sono gli zombie sono gli umani stronzi l'ho trovato molto molto gradevole poi, ribadisco, non è un capolavoro. E ha anche un finale un po' aperto. Tipo, c'è Josh. Chi cazzo è Josh? Sarà un personaggio del gioco? Boh. Non ho idea. Poi ci sono anche un po' di approfondimenti. C'è la storia di Keiko. C'è L'ex Luthor. I zombie. Dico. Insomma, un manga di zombie divertente se uno c'ha voglia. Ciao scriba, come va? E la domanda: serie Marvel DC li leggi un po' tutti? Sì, più o meno, non tutto tutto. Allora la roba che esce in Italia. Davvero non hai finito The Walking Dead? No, nel fumetto nella serie. Nel fumetto devo leggere gli ultimi tre volumi. Un giorno rileggerò. Ho letto The Walking Dead. Cioè. The Walking Dead, perdono. Ho letto L'attacco dei giganti dopo un anno. Ok. The Walking Dead è finito da più di un anno. Però. Guarda che alla fine finisce. Com'è possibile? Eh, da, leggo un sacco. Sei su questo canale da un po', eh. Lo sai che non leggo quasi. Spesso non leggo i finali. Gli ultimi tre volumi ce li ho lì. Sono lì insieme agli altri. No. È un fumetto meraviglioso, sono d'accordo. Ma non è che non ce l'ho, eh, ce l'ho. Solo che non ho mai voglia di mettermi a leggere gli ultimi volumi, anche perché non mi ricordo un cazzo. Avrei voglia di rileggermelo tutto, devo essere sincero, però. Sono un po' tanti. Potrei comprare The Walking Dead Color, solo che sono 21 numeri già. 20, l'uno ce l'ho. Ma proseguiamo. Proseguiamo con il fumetto più amato. Ho capito un cazzo di questo numero. Sapete non capire un cazzo di questo numero? Ecco. Puoi prendere i cofanetti a colori. Eh. Tony Stark ha fatto anche questo. Non vuole. è che non leggo i finali, è che spesso finisce che non li leggo. E ciao Silvio 9713. Benvenuto. Oggi un sacco di gente con i numeri. E... Madonna. Spero finisca Wano al più presto, non se ne può più. Ci sono tipo 5 o 6 scontri contemporanei. Poi piacevole, eh? sarà quel Silvio? Potrebbe. E buon lavoro. One Piece è il paese che amo. Wano è il paese che amo. Qui ho avuto le mie origini, la mia nonna e... Soprattutto i miei frutti del. 4 anni a 1 mi ha scartavetrato i coglioni. Esatto. Eh ma no, ma, ma ce l'hanno tutti un problema con le tavole di One Piece. Cioè si vede a occhio che... Cioè non ci sta più nella tavola lui. Cioè... Nel senso... Le, le tavole di One Piece sono praticamente delle splash page, ogni cazzo di vignetta. Solo che sono troppo piccole. Cioè ogni vignetta di One Piece sembra una splash page. Cioè guarda questa. Sarebbe... A tutta pagina avrebbe senso, forse. Solo che ovviamente sono piccole e non particolarmente definite. Però... Non sono brutte. Il problema è che è tutto così. E questa saga qua... L'ha veramente pisciata a dal vaso male. Proprio a livello di narrazione. Questo numero qua, madonna, è un continuo cambiare personaggi bu spero in una ristampa a colori io mi accontenterei uh, One Piece è un casino è un casino ristamparlo ed è un casino fare qualsiasi altra edizione sarebbe bella un'edizione con le tavole grandi però chi cazzo la farà mai un'edizione con le tavole grandi di One Piece boh Sì, ma il problema è che se tu fai una guerra totale, non mi puoi seguire tutta la guerra totale. Con il prezzo in lire, e questi purtroppo non ce l'hanno più il prezzo in lire. Però, effettivamente, secondo me, se hai il 102 col prezzo in lire vale tantissimo. E, oh, ma ce l'avevo Spider-Man? Pensavo di no. Quello di prima aveva che sto Spider-Man c'era, invece pensavo di no. Che peccato, no, no, qua non è la fine della saga, vero? No, siamo al, al capitolo centrale. Qui torna un personaggio fondamentale. Un personaggio che tantissimi aspettavano come se non ci fosse un domani. Cioè, quanti di voi sentivano la terribile mancanza di ragnocidio? Cioè, ragnocidio? Oh, minchia ragnocidio? Eh? Ma no, ma il problema alle pozze non è quanti personaggi hai da gestire È che non puoi scriverli tutti contemporaneamente Cioè non ce n'è la necessità Ma non era Kraven, era sempre Ragnocidio e se, Tutti i nemici di, questo, di questa saga sono Ragnocidio che, che cambia forma Che bello Ragnocidio Un altro clone di Spider-Man però venuto male con i poteri di mutaforma. Wow Che bello ma secondo voi è un caso che hanno ristampato Avengers Forever proprio quando è morto Pacheco? Un caso? Panini lo sapeva? È stato Lupoi? Mi dissocio? Complotto? No, io voglio bene a Lupoi. Ha fatto anche il post, il post boomerone del tipo Non mi hanno mai voluto dare il verificato su Twitter Adesso che si può comprare non lo voglio più Ed ecco perché ora ho un account che si chiama lupoi No, non è vero Esiste <ride> una domanda Storia in cui Spider-Man si mena con Daredevil Ma sicuramente sì anche un Però una storia cioè, ma, Si sono menati di recente sulla serie di Zdarsky, no? O era il contrario? Sì, su Zdarsky quando Peter, quando all'inizio della saga, quando Devil viene accusato di omicidio, Peter va da lui e lo minaccia, tipo. Com'è la situazione su Twitter? Che hanno dovuto togliere il fatto di potersi comprare le verifiche? Perché cosa mai potrà andare male se su Twitter la gente può comprarsi il verificato con il nome che vuole? Ciao, Stephen Turner. Domanda: ho appena preso Batman Nightfall. Nightfall, non so cosa sia. I Batman in Grand Morrison. Diciamo. Tra queste due storie, cosa devo prendere? Hanno uno? Tipo? Cavaliere Oscuro? O intendi fra questo. A parte che non ho idea di cosa sia Nightfall, però. Nightfall? Fall? Non mi ricordo quale è. Comunque non esiste continuity. Sono fumetti. Grazie, Fufu, ti voglio bene. Ah, ok, era, era quello che dico io. Ma perché è vero. Cioè, è la tipica storia degli anni '90: in cui il, il nostro protagonista non è abbastanza figo e malvagio è duro. Dovremmo sostituirlo e, oppure cambiargli il costume. Eh, sì, mettiamogli questo costume di Batman orripilante metallizzato. Ora, io lo, se qualcuno non se lo, non se lo ricordasse. Mm -mm. Batman Nightfall Costume Vorrei ricordarvi Dio, che, che merda Oh, che bello, eccolo. Vorrei ricordarvi che questo era il costume di Batman ai tempi. Ah, come mi mancano gli anni 90. Ora, e voi guardate, ora fissate leggo un sacco che, che dice. Ah. Una storia meravigliosa! E poi guardate la storia meravigliosa. Guardatelo! Teo! Vogliamo dimenticare Superman Red e Superman Blue? Anche? Già che ci siamo. Sì, vogliamo dimenticarli. Wow! Che bello! Questa versione

No, non me lo trovo. Vabbè, comunque. Questa è Nightfall prima che... Boh. Mm -hmm. Però se non alza era Batman qua. Eh. Questa è Batman. Ehm... Uh... Ma Jovi 9.2.80 no, non so cosa è successo nel mezzo, sono passati vent'anni tipo tra Nightfall e il, il Batman di Morrison, il che vuol dire in termini di sì vuol dire almeno due o tre crisi che hanno riscritto l'universo, per cui non hai propriamente bisogno di sapere cosa è successo nel mezzo, ecco. E comunque è improbabile recuperarli, perché come li recuperi? Bella domanda. Ok, Terra di Nessuno è anche decente. Il ragno rosso con il gilet non era un gilet, era una tutì, era una felpa. Alla fine era davvero una felpa. Cioè, il costume di ragno rosso era una felpa, letteralmente. Fino di leggere questo random di 5 numeri di Spidey, no, non ancora. Umberto. Grazie Jason per la sub. Bentornato fra i sub potere sub. Ma sì, ma terra di nessuno, non è una. cioè... No, terra di nessuno non è una pietra miliare perché non è una pietra. È un, un evento lungo con delle cose buone e delle cose di merda come tutti gli eventi il lungo Halloween è una storia. Non, eh, ma, vabbè, non discutiamo con Lego un sacco di cose serie perché non ha senso. Comunque, bello Spider-Man. Proseguendo, cos'altro ho letto? Un po' di robe recenti. Ho letto Venom 8 e 9. Ewing mi piace, devo dire, quello, la, quello che sta costruendo con Venom è interessante anche se non so dove vuole andare a parare alla fine, però fin dove siamo non mi dispiace, funziona. A livello di disegni è figo, c'è pure l'amato Kang, il conquistatore, fanno cose, si addestrano, combattono, competono. Sono strani alieni. Ah, è fico. Ma sì, ma anche perché cosa deve fare? Deve comparsi gli omnibus. Di... Li hanno fatti gli omnibus, non mi ricordo. Il concetto è: sono fumetti americani. Non serve aver letto tutto, soprattutto in DC Comics. Cioè, in DC, letteralmente, la continuity è una roba abbastanza. Ah, no, guarda, c'è stata Ora Zero, per cui parte di quelle cose non sono mai successe. Ah, no, guarda, c'era Superman Boy Prime. C'era Superboy Prime che tirava pugni il muro dietro, dietro cui era dell'universo tasca in cui era rinchiuso. E questa cosa, i suoi pugni alteravano la storia dell'universo di Sì. Cioè, questo è l'universo di Sì. Per cui, stare lì a farsi i pipponi su quello che è successo prima o dopo, secondo me. Ma Batman è Batman, cioè... Tanto fra un po' torna anche Cosoli. Eh, quanti di voi non si aspettino che prima o poi, quando cambia lo scrittore, torna Alfred? Non può non tornare Alfred. È Alfred. Ah, per il Batman di Morrison dovresti leggerti tutte le storie classiche per, per capire tutte le sue citazioni. Ma non serve a un cazzo saperlo. Cioè, se vuoi cogliere tutte le citazioni che ci mette Morrison, ma non ti, non, non ti serve certo aver letto quelle storie lì, dovresti leggerti le storie degli anni 70 col Batmito. Se vuoi cogliere tutto quello che ci mette dentro Morrison. Per cui non ha senso fai prima a leggerti qualcuno che ti fa allora ti, ti, vai a cercarti le robe in cui, di analisi del, del Batman di Morrison e fai prima che a leggerti le storie perché non è quello il punto della sua storia boh. esatto con Zura e eccetera cioè, dai Ma no, ma leggo un sacco, ma stai dicendo una stronzata, cosa c'entra Terra di Nessuno con Morrison? Allora, allora, ok, il concetto è, devi aver letto tutto, quindi vai a leggerti Batman dal uh, storia degli anni 40 fino ad oggi. Sì, sì, l'avevo presa, non l'ho letta, ma l'ho presa, Lanterna Verde di Morrison stagione 2. Oddio, credo, aspetta, lo controllo. Sì, c'è. Mi ricordo anche le strisce che sono molto importanti. le un sacco. Porca puttana, però. No, nel, è nel percorso, ma è la DC, poi tutti d'accordo, la continua tanto bella. Ma la continuity... Ma, ma non è vero che è mostico. La continuity di C non viene mai così rispettata. È una roba abbastanza in secondo piano rispetto a Marvel, spesso. A meno che non becchi ovviamente l'autore che c'è. Però il problema è che tanto come fai a metterla a posto? Che, ribadisco, ogni tot avviene un evento climatico che cambia il passato, il futuro e il presente. Quindi... Ma no, è che lui ha fatto così. Vale sempre contro. Queste robe, perché gli piace. cazzo Comunque, carino Venom, proseguiamo con Hulk. Che è molto carino: anche Hulk. Devo dire che Hulk: sempre bello. È la terza parte di Vessile di Guerra, questa, che è la saga finale di Kate con Hulk verso Store. Un po' inutile. Eh? È giusto una scusa per fare menare Hulk e Thor e fare robe. Ora. Che peso avrà sulle altre serie non lo so Thor non so quando uscirà il prossimo numero Perché boh Hulk è uscito quello nuovo però Non c'entra un cazzo per Cosa pensi di che a me piace Keats Come autore perché è uno che si diverte Con i fumetti E si vede Poi alcuni sono più interessanti Altri meno però sono sempre piacevoli Dal mio punto di vista anche questo che è un po' una minchionata Però è divertente Per cui ci sta Alla fine non mi dispiace Sì, non sono male. Poi c'è Daniel Warren Johnson a fare qualcosa, non so bene cosa. Così. Sono Daniel Warren Johnson e ho scritto un po' di questa cosa. Ah, sono le capre di Thor. Thor ha i capri nei, nei fumetti, eh. Come ce li ha nella versione mitologica. solo che non urlano in teoria eh, ah di solito Keynes perché ha cambiato la continuità di Silver Surfer in Silver Surfer nero sì ma non mi ricordo più io non l'ho preso uno ma ne sto giro aspetto che ho ritornato a difensare di Ewing che avevo letto in spillato sì ci sta però alla fine mi diverto a leggerli a me l'ho spillato comunque alla fine continua a piacermi sì, no, ma infatti le, le capre sono parte della storia di Thor. Chi invece non fa parte della storia di Thor è Boy Zebis. Boy Zebis, un manga che non mi è dispiaciuto. Devo dire che è un po' meno angosciante questo numero anche se continua a... Boh. Giovani che cercano la loro strada In un Giappone di provincia Dove è difficile scappare Anche perché ci sono difficoltà Che si annuvolano la tua vita Ran Rannuvolano la tua vita Sta diventando sempre più harem Ma la depressione rimane Sì un po' sì Effettivamente la vera domanda è Perché tutti vogliono fare sesso con sto sfigato Questa è la vera domanda Però Forse perché è sfigato è la cosa che funziona meno in questo fumetto in realtà. Secondo me potevano non metterci il fatto che tutti finiscono per andare a letto con lui che... What? Però è carino. Forse perché è l'unico nella cittadina, secondo me. E gli altri o sono vecchi o sono dei criminali, credo. Magari è l'unico studente maschio del liceo, potrebbe starci. Però effettivamente questa è la cosa che secondo me funziona meno nel fumetto. Però è piacevole comunque. La storia mi piace, voglio vedere dove vogliono andare a parare, quindi continuo a leggerlo. Non è proprio il fumetto... È anche skippabile, secondo me. Eh, però ci sta. Poi poverina, lei è cicciottella e carina, però finirà male. Secondo me Si ammazza. Ci muoveranno tutti alla fine del film. fumetto secondo me. Y della stessa... <ride> sì, tipo. E poi cos'altro ho letto di bello? Ho letto il numero... 4 di Oshinoko, fumetto preferito di Kirio al momento, mio no. Però è carino effettivamente, è interessante eh, che ti fanno vedere il mondo dello show business giapponese fatto in modo abbastanza realistico. Quindi gli idol, i programmi, le cose, non è male. Non è un, secondo me non è così figo. Però è carino. Si fa leggere. E questa cosa qua. Comunque. Di andare un po' a vedere come funziona lo Showbiz e non solo il giapponese. È interessante alla fine. Poi non è che devi per forza leggerti un manga per scoprirlo, eh. Però uniamo le due cose e diventa una lettura piacevole. Ci sta, continuo a trovarlo gradevole. Hai visto Perfect Blue di Satoshi kon? Credo di non aver mai visto Perfect Blue, sai? Non lo so, però. Forse sì. Uh. C'è la sottotrama del figlio dell'Idol che non dico perché è spoiler. È tipo la trama principale. Non è la sottotrama. In realtà tutto il resto è una sottotrama. Invasione di capre superstiziose! Ciao capre superstiziose! Ho mal di gola quindi non lo farò. Però benvenuti. Ciao il master, grazie del ride. Stiamo guardando cosa ho letto questa settimana. Fra cui Oshinoko di Akaka Saka e Mengo Yokoyari carino comunque poi ho iniziato il mio recupero di blue period però ho letto solo l'otto bello non mi dispiace nel complesso continuo a trovarlo gradevole e bu, no devastante no solo un po una puntina perché ho parlato nella live di chiedi ho parlato adesso sono uscito insomma. però carino blue period anche questo non è che ti aggiunga niente. Ne compro un po' troppi di manga pseudoscolastici. Però è carino, si fa leggere. Diciamo che se dovessi fare una cernita, probabilmente non è uno dei migliori manga della vita. Però si fa leggere. Sono indietro perché ne ho tipo altri 4 o 5 da leggere, credo. Però ci sta. Piano piano, ce li ho sul comodino. La sera ne leggo uno. Ho, ho quasi finito anche il 9 in realtà però non l'ho ancora finito. Per cui... Comunque, se volete un manga, fateci un pensiero, ci sta Poi, mi sono dato anche a finire K11. E ho letto il 4 e il 5. Non Avevo letto anche il 3, l'avevo già letto il 3, forse letto la settimana scorsa, il 3, non mi ricordo. Eh, ma invece il 6 di Smile Down Runway com'è incasinato? Ah, ah, ah vabbè, eh, non l'ho letto il numero 6 ovviamente. È tutto, hanno dei leggerissimi problemi di resa e quindi ha detto che lo rimandano. Non esce il 7. Carino K11. Devo dire una bella storia di superpoteri e guerra fredda. Forse il finale non mi ha convinto al 100%. Ciao, crado. Il finale l'ho trovato un po'... Pff. Boh. Però si fa leggere. Piacevole anche questo. Beh, i disegni... In questo formato qua vale assolutamente la pena. Ecco, forse se in incartonato ad alto prezzo, meno. Però così... Devo dire che l'ho gradito e l'ho trovato molto piacevole. Per cui anche questo, se volete, una roba italiana, colori, con uno stile molto americano alla fine, perché sembra parecchio un fumetto americano alla fine. Sembra un po' una versione di cap russa. No. Bellino anche questo. Poi bellini i protagonisti, bellino come interagiscono fra loro, gli effetti. Ci sta. Ecco, forse un po' veloce. Cioè, sembrava più una roba che sarebbe pure andare avanti più numeri. Ma che a un certo punto, soprattutto negli ultimi due, direi. Sì, fondamentalmente negli ultimi due numeri, ma in particolare l'ultimo, accelerano tantissimo. Nel senso che l'ultimo fa un po' da chiusura alla storia. Andando avanti per anni di racconto. Mentre. I primi quattro fondamentalmente non è che coprivano un lungo periodo. Per cui, boh, magari se il quinto invece di essere il quinto fosse stato più numeri avrebbe avuto più senso. Non lo so. Più che altro perché tutta la situazione che si viene a creare nel 5, che si risolve più o meno nel 5, non hai il tempo di a affezionarti a quella cosa o notare le i cambiamenti perché avviene tutto così diretto. Per cui, però, non mi è dispiaciuto. Ah, si stanno ribaltando, aiuto. Poi, ancora, ho letto... Vabbè, l'inutile Electra 0 per festeggiare i cosa, 101 cos'era per festeggiare questo, il centesimo albo di Electra. C'è una storia bruttina con... Ehm, cosa qua? Tifoid Mary, scritta da en lo Senti. Quel disegno di Sid Kotian, trascurabile. E poi un po' di storelline brevi. Però, guarda La storia migliore secondo me è questa qua, quella in cui balla con Devil. Che non ha, non ha niente da raccontare, eh. però è bellina, visivamente è figa. E poi ci sono le mini storie inutili, però insomma è un numero un po' così. Electra Lamborghini, esattamente. E lei è Electra Lamborghini, ninja della mano. Eh, lei bene. non la riconosci. Non, non vedi il tatuaggio leopardato sulle chiappe? Eh. E poi ho letto il numero 20 di Tokyo Revengers Dove la storia sembra essere praticamente quasi alla chiusura? Ma forse non lo è, visto che ci sono ancora un po' di numeri, non so cosa accadrà da qui in poi. Vedremo. Bello, però mi è piaciuto, devo dire. Molto, molto numero da risoluzione della situazione. Con l'eroe che va a salvare. Però figo, figo. Devo che a me continua a piacere Tokyo Riven. Poi, per carità, non è un capolavoro. È il classico fumetto. shonanazzo di, co di combattimenti. Però ho fatto benino. Visivamente mi piace perché graficamente è figo. Le, le scene d'azione funzionano. Il numero scorso era un po' esagerato, questo è già un po' più normale. Ci sta. Poi non so come andranno avanti da qua. Secondo me potevano chiuderlo qua. Così a occhio, eh. Però è il Giappone. Non funziona così. Poi vabbè, qui gente che muore. Nessuno viene arrestato. Non so, non so come andrà avanti. Vediamo. Mi riservo di, eh, il giudizio per i prossimi numeri. Però, carino come sempre. No, ma fin qua non si sta allungando. Cioè, allora, fino qua ci sta. Il problema è cosa accadrà adesso. Io immagino che lui tornerà nel futuro e poi non, non avrà ancora risolto le cose, dovrà tornare indietro di nuovo in qualche modo e vedere di nuovo da capo. Secondo me finirà così. Vediamo. Che palle però. <ride> E poi abbiamo il Puniscitore. Ho letto i numeri 4 e 5. Vabbè, il 4 era il numero speciale con una storia extra di uh, Thorun Gronbeck, Che mi dicono essere una donna. E l'Almedina, carina con un altro seminatore d'odio. Non l'originale, perché l'originale era Hitler in un corpo clonato. Tipo. Vabbè, è una storia del Punitore in cui uccide i criminali. E questa invece è più carina. Questa mi è piaciuta. C'è la mano. C'è Ares che, che prende per il culo il dio della mano. C'è il punitore che se la deve vedere con eh, Lord The Strike. E eh, come cazzo si chiama? Lady Bullseye, però è fico. I disegni. Vabbè, sono fichissimi, quelli di. In realtà sono fighi, sia quelli di Saiz che quelli di Polla Zacceta che funziona molto bene con le scene flashback. Per cui, dico. Punitore da recuperare. Secondo me, almeno però la serie è molto bellina. Poi vediamo dove vanno a parare da qua, ma. soppona davvero davvero bella. Devo ancora leggere il nuovo volume di Pantera Nera, io. Devo farlo. E chiudiamo questa lunga serata di letture con vabbè, Kaiju numero 8. Che vabbè, Kaiju numero 8. Bella la copertina firmata dal buon Cecchetto. Devo dire che mi piace di più Cecchetto rispetto a, a, no, a Naoya Matsumoto. Devo dire. che Non so perché, ma graficamente. trovo che Cecchetto. <ride> ha il suo perché, eh. Così. Gran bella variante, devo dire. Eh, allora, Real, sono tra le storie migliori del punitore quelle di Ennis, per cui... Ah, dipende da cosa intendiamo per si debbano recuperare. Se vuoi leggere le storie del punitore migliori, sì, sono da recuperare. Se la domanda è, devo recuperare quelle per leggere queste storie? No. Per dire. Però Ennis sul punitore è forse la cosa migliore mai scritta del punitore. Per cui... E non sono due purtroppo, perché sono un bel po' di più. Non mi ricordo quanti sono in tutto. L'avevano detto. Io fortunatamente ce li ho in volume. 4? Vabbè, pensavo peggio. Io fortunatamente ce li ho in volume, per cui me li tengo così. Però li comprerei, devo dire che se avessi soldi da buttare me li comprerei. Non li ho anche se li butterò in altre cose però quelli ce li ho già e quindi me li tengo così tra l'altro non li ho in spillatino ma li ho comunque in volumetti brossurati anche messi benino in realtà mi mancano in volume le prime storie quelle prima o poi non sarebbe stato stupido recuperarsele, quelle di un uomo chiamato Frank perché ce li ho in spillato, però vabbè sti cazzi non compro l'omnibus apposta magari un giorno, nel futuro se divento ricco all'improvviso <ride> comunque Kaiju Carino Vabbè, è il classico battle senza troppa originalità, anzi, andando avanti diventa sempre meno originale. Hanno tolto l'unica cosa originale che era lui che, meno male, conosceva i mostri, quindi... Ora c'è una scena, una parte originalissima in cui lui non riesce a usare i suoi poteri. Una roba che non viene mai utilizzata nei, nel, nei manga battle, soprattutto per il pubblico giovane. Però è carino, io lo trovo divertente e a me piacciono i manga di questo tipo, per cui lo compro. Lo so che c'è il Master Jason, però i Master fanno anche un po' cacare. Però sì, ci potrebbe stare a recuperarselo. Magari prima o poi se lo trovo tipo scontato. Avrebbe senso in realtà. 15 euro, lo pigli, e ciao. Magari prima o poi lo faccio. Comunque Direi che con questo Abbiamo concluso Evviva No ma non è per quello Panciocca Che in realtà Non sono proprio il massimo Proprio a livello qualitativo Cioè il fatto che costano Così poco in proporzione Un po' si vede Però Ci può anche stare Un volume posso anche per... Io ne ho uno Letteralmente di... di Master Perché abbandonare La vecchia via per la nuova Ha risultato garantito Eh? Non ho capito. Comunque, carino, io le Tra i vari manga usciti, eh, non è male. Non è dandadan, -dan, è meglio dandadan. -dan. Se uno vuole leggersi una roba attuale, dandadan, eh, -dan, meglio. Però, è gradevole alla fine. Divertente. Niente di... Però, ci sta. Quindi, direi che con questo è tutto. Io... Vi faccio un raidino e me ne vado a letto, se no, Dandadran dan, a me è piaciuto molto sinceramente. Anche ah, vi faccio il raid oggi. C'è un bel po' di gente. Lo scriba è, era in live. Poi è, ha lasciato la live, e poi è tornato in live. Ma no, cos'è sta roba? E potete scegliere, vi faccio scegliere fra Elden Ring o, o andiamo scriba. Dallo, no, lo dallo scriba, no, dai, no, non lo so. Guarda, lo scriba, ma Lucilla. Se no a lui, no. Però se devo fare il ride lo faccio a Luli, che ha meno gente. Tanto sono tutte insieme. Dai, facciamo il ride a Luli. Che tanto è, da Luc è con Lucille quell'altro. Dai, facciamo a Luli, zio, oggi. E va bene, va bene. Io, intanto, vi ringrazio come sempre di essere stati qui a guardare me. Che lo so che vi piace ma. Ci vediamo domani alle 18, quasi guardiamo cosa esce in settimana di fumetti. Cerco di far uscire video acquisti a un orario umano domani, che non sono riuscito a farlo oggi, ovvero qua. Però domani metto su, cerco di mettermi un po' sotto. In ogni caso, ci vediamo nel futuro. Ciao! Correte a vedere. Correte all'uccello nero! Che bello! Che bello!